Parliamo del nuovo ruolo in regione, quali le aspettative, quali insomma, le idee per il futuro? Ah, le aspettative sono quelle del popolo sardo che vive un momento difficilissimo di crisi e quindi ha necessità di risposte rapide ed immediate. Il Consiglio regionale tutto è chiamato ad una prova straordinaria, come esige una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo. Abbiamo delle emergenze che vanno dall'industria e in generale il mondo del lavoro, problemi infrastrutturali e problemi di mantenimento e di garanzia dell'autonomia, del riconoscimento dei nostri diritti che sono stati schiaffeggiati anche da poco dal Parlamento, non riconoscendo la possibilità di avere uno spazio proprio, un rappresentante proprio a livello europeo, lo stesso riconoscimento di atti dovuti che hanno difficoltà ad arrivare come gli indennizzi per gli alluvionati, e quindi dobbiamo farci sentire di più a livello nazionale, dobbiamo superare tutta quanta una serie di deficit e di gap che ci stiamo trascinando da troppo tempo. Penso alla continuità territoriale, ai trasporti interni, la mobilità interna e tutto quello che riguarda le infrastrutture. E poi dobbiamo semplificare le leggi, questo è compito del Consiglio, perché ce ne sono troppe, c'è troppa burocrazia e questo non aiuta le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. L'ultima cosa, Gianfranco Ganao sosterrà Angela Mameli nella corsa alle primarie? Sì, è una scelta che faccio con convinzione, ho conosciuto Angela come assessore, credo che sia la persona adatta per condurre, per proseguire un'esperienza che abbiamo fatto in questi 9 anni, che mi pare sia stata apprezzata dai cittadini, e per portare a compimento le opere, ma soprattutto per dare una prospettiva anche di futuro alla città, perché abbiamo bisogno di questo.